Si è svolto a Milano il 114esimo Consiglio Nazionale di Fabi, il primo sindacato autonomo dei bancari italiani. Nato 60 anni fa, oggi conta 100.000 iscritti. Nella sua relazione d'apertura il segretario generale aggiunto Mauro Bossola ha sottolineato il momento particolarmente difficile che il sistema bancario vive a causa della crisi mondiale. Per la prima volta da anni ha precisato invece di globalizzazione dobbiamo parlare di deglobalizzazione perché c'è stata un'inversione di ciclo e le conseguenze si sentono anche in Italia. La situazione di Milano è una situazione dove tutte le situazioni critiche che esistono nell'ambito nazionale si ripercuotono nella nostra piazza, che è la maggiore piazza finanziaria, soprattutto per la presenza di banche estere, per cui abbiamo alcune criticità. Per quanto riguarda invece le grandi banche nazionali e altre banche che sono presenti a Milano, non ci sono grossi problemi al momento. Cosa ne pensa dei Tremonti Bond e che cosa sono? Possono essere sicuramente uno strumento utile per il finanziamento delle imprese, sono dei prestiti fatti alle banche che devono restituire a tassi abbastanza rilevanti e questo può mettere in moto sicuramente il sistema economico, può aiutare a mettere in moto il sistema economico. Settore parabancario, le finanziarie e le banche nel 2010 potremmo avere 17.000 lavoratori meno rispetto al 2007. Il calo sarà concentrato nei grandi gruppi. Per quanto riguarda i giovani, anche nel settore del credito, nonostante quello che si pensa, c'è grande precariato. Ci sono contratti di apprendistato, ci sono persone che lavorano con contratto interinale, ci sono persone che lavorano con contratto a tempo determinato. Quindi in questa situazione di diminuzione dei posti di lavoro, i giovani sono sicuramente una delle fasce a rischio. Siccome per negoziare la fuoriuscita delle persone in accompagnamento alla pensione è necessario un accordo sindacale. In questi accordi uno degli obiettivi del nostro sindacato è garantire il mantenimento del posto di lavoro per le persone che sono già in banca, giovani, con contratti precari. Un accordo che si firmerà secondo voi a breve? Sono accordi che firmiamo nelle singole banche, quindi in alcune banche abbiamo già firmato accordi che garantiscono 100, 200, 300 posti di lavoro, certo che a fronte delle fuoriuscite che invece sono in termini di migliaia di posti di lavoro, quindi il rapporto è ancora purtroppo negativo. Situazione bancaria nazionale, pensionati bancari, è situazione che noi vogliamo la parità per quanto riguarda il recupero salariale perché abbiamo avuto anche delle perdite, quindi chiediamo aumenti e il rispetto di quella che è la parte economica che non è rispettata. Non è rispettata da parte di chi? Da parte ovviamente della previdenza sociale, cioè non c'è recupero salariale. Noi abbiamo avuto un buon 14% in meno da quello che ci aspettava per quanto è il nostro recupero, per quanto riguarda le nostre pensioni. Della crisi, ha spiegato Bossola, sono da ricondurre alla ricerca esasperata di profitti a breve termine. Sarà difficile riconquistare la fiducia dei cittadini.